L'allestimento che è stato fatto in modo permanente di una serie di pannelli che raccontano tutte le personalità abruzzesi dell'inizio del secolo che venivano facenti parte del Cenacolo abruzzese. Quindi ci sono dei pannelli che raccontano probabilmente delle cose importanti per ognuno di queste personalità, a partire da D'Annunzio, ma anche Michetti, Scarfoglio e tutti gli altri che non ricordo. Terra Verci è un libro che non ha avuto grosse ristampe. Okay. Mi piace dire, poi magari l'artista Mimmo Sarcapone che è qui presente, perché abbiamo fatto questa ristampa? Perché D'Annunzio, quando volle pubblicare questo libro, aveva chiesto a Michetti di illustrare le novelle, le 11 novelle, con dei studietti, tra l'altro l'aveva chiamato una lettera che aveva mandato a Paolo De Cecche, di fare degli studietti, dei bozzetti affinché si illustrasse un po' le novelle, però Michetti purtroppo non l'ha mai fatto, non sappiamo perché, quasi sicuramente perché Michetti, 10 anni più grande di D'Annunzio, era già un artista di grande fama, non aveva né il tempo e forse neanche la voglia di illustrare un libretto di D'Annunzio alle prime armi, ma forse anche perché era impegnata in altri lavori, quindi non sappiamo qual è. Però questo è un desiderio che D'Annunzio voleva e non è stato esaurito, non è stato. E quindi l'artista qui, Mimmo Sarcapone, ha ripreso questa volontà di D'Annunzio, cercando di, non dico copiare, ma quantomeno di mettersi nelle panne di Michetti e illustrando le 11 novelle della Terra Vergine. Quindi presentiamo questa ristampa di Terra Vergine con le 11 novelle che sono esposte nella sala Pascal, però contestualmente presenteremo anche l'inaugurazione della mostra della Pescara città d'Annunziana, dove sempre l'artista Mimmo Sarcapone ha voluto riprendere delle foto di fine 800, inizio secolo, appunto di Pescara, in particolar modo si è fermate nei luoghi d'Annunziani come appunto la città, la casa natale di D'Annunzio, Flaiano, il corso Flaiano, dove è nato pure Flaiano e quant'altro. Come potete vedere, si vede che c'è un intervento, un lavoro
di realizzazione di un restauro di queste sale. Noi l'abbiamo fatto perché il nostro progetto amministrativo, culturale, è quello di cercare di recuperare tutte le importanti memorie storiche del nostro paese, di Casoli. In questo castello, nel corso di questi anni, abbiamo già provveduto a riportare la memoria storica legata alla Brigata Maiella. Proprio un anno e poco più fa abbiamo intitolato una sala del castello a Wigram, che era il maggiore Wigram, che consentì di far partecipare alle forze alleate durante la guerra anche il raggruppamento dei partigiani della Brigata Maiella. Quindi quello è un segno di storia e dà dei contenuti. Tra l'altro, come avete sentito prima nel giardino, abbiamo annunciato che c'è la mostra del pittore Sacchiapone, che poi vedremo. E quindi per noi il poter testimoniare in queste altre sale la presenza di Gabriele D'Annunzio significa testimoniare la sua presenza storica all'interno di questo castello. Riteniamo che sia un'occasione adesso concreta, oggettiva, di soddisfazione per chiunque potrà visitare la struttura, perché troverà delle notizie, troverà delle immagini, troverà delle cose storiche. La sala, che diciamo non è grande come questo, bensì è molto più piccola, che è la sala degli ospiti che la famiglia Masciantoni metteva a disposizione di quanti frequentavano il castello, e anche diciamo l'altra sala preziosa, però non è ancora stata restaurata così come vogliamo riuscire a fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché testimonia proprio con delle scritte olografe sulle pareti, evidentemente a quell'epoca forse la carta scarseggiava pure in certi periodi, ci sono delle scritte, poi forse l'hanno iniziato a fare anche per divertimento, per gioco, sulle pareti, che testimoniano che Gabriele D'Annunzio ha scritto un verso su una parete e l'ha firmato in modo olografo. Allora io, sotto questo vestito che mi accalora, comunque sento dei brividi, perché sapere che a una data specifica, tra l'altro sta per ricorrere quasi 100 anni da quella data, dentro questi spazi, dentro queste mura, fisicamente c'era, vediamo per la grande immagine di fondo di quella parete, Gabriele D'Annunzio. Allora io penso che a pieno titolo, con tutti i crismi, il castello ducale di Casoli e questo legame a Gabriele D'Annunzio possa entrare a tutto tondo in un percorso abruzzese che possa avere il protagonista Gabriele D'Annunzio. Sappiamo che c'è l'abitazione a Pescara, sappiamo che c'è l'arma d'Annunziano a San Vito, per dove lui si dilettava per scrivere, sappiamo che frequentava la Rotta del Cavallone, che la figlia di Ora è un'altra poesia che ha visto la sua ispirazione lì, e veniva tranquillamente a permanere a Capri. E quindi siamo veramente soddisfatti, perché aggiungo, questo lavoro l'abbiamo fatto con risorse proprie dell'ente, cioè non abbiamo avuto nessuna partecipazione a parte quella che risottolinea della Biber per l'allestimento. Il lavoro di restauro e di ristrutturazione abbiamo lavorato, diciamo, come amministrazione comunale. L'auspicio e l'augurio che possiamo continuare nel recupero di altri locali nel castello, che il castello ha molti spazi, molto ampio, affinché ci potranno essere delle occasioni di visita diciamo, serena e concreta per quanti vorranno appunto passare del tempo all'interno di questa struttura. Io non vi voglio tediare di più, perché come vi ho annunciato fuori, la serata ci darà occasione di fare ancora altro. Volevo soltanto chiedere di portare il saluto della provincia all'assessore Donatello Di Brinzio, e dopodiché ci tratterremo, potete entrare nell'altra sala a vedere queste scritture, vedete quello che volete vedere, ci trattiamo poi e poi cambiamo ambiente. Probabilmente per questa occasione, mi sa che non so a chi rivolgermi, è visitabile anche la torre, dovrebbe essere aperta se uno vuole apprezzare la vista panoramica e salire fin lassù con estrema cautela, perché insomma la scala è un po' ripida. Grazie a tutti. Grazie Sergio. Ben volentieri rappresento il nostro presidente, la nostra amministrazione, anche l'amministratore con termine, quindi siamo molto vicini nelle avventure, nelle sventure che la pubblica amministrazione oggi purtroppo è subita ad avere. E questo in questi momenti, tutti in gran parte dei nostri paesi, nella nostra regione, si celebrano i 150 anni di Gabriele D'Annunzio,
e in caso di un modo particolare, perché è stato uno dei luoghi di residenza o comunque di visita di Gabriele Cardoso nei suoi periodi migliori. Ma io vorrei fare una sottolineatura a quello che è l'attività dell'amministrazione comunale, in un momento di difficoltà dove tutti noi passiamo a gestire il quotidiano delle pubbliche amministrazioni, di solito si va sempre a tagliare il superfluo. Il superfluo è la cultura, purtroppo, in molte amministrazioni, perché si vede nel concreto. Devo dire bravi all'amministrazione di Casoli perché ha voluto concentrarsi in un luogo che è storico per la città e in un momento particolare, perché è un momento in cui si celebrano i 150 anni del nostro scrittore conosciuto a livello internazionale, ha cercato di mettere da parte delle risorse per poter valorizzare un bene che è un bene prezioso, che è a disposizione di tutta la collettività, non soltanto di Casoli ma abruzzese. Io ringrazio di nuovo l'amministratore comunale di avermi invitato personalmente, anche per i buoni rapporti che ci fanno amministrare le nostre città e la nostra provincia, e vi auguro a tutti una buona visione e apprezzate con vero cuore quello che la città vi mette a disposizione. Grazie. Buonasera a tutti, io voglio solo spiegare un pochino in che consiste questa mostra permanente. Intanto ci sono riproduzioni di foto di Pasquale Vasciantonio, D'Annunzio e dei vari gruppi. Poi abbiamo inteso creare questo percorso didattico, creando un pannello per ognuno dei personaggi, un pannello speciale per il Cenacolo come movimento culturale, ed un altro Pasquale Vasciantonio e il Cenacolo, per capire questo aggancio, quest'uomo che non solo era un grande avvocato, sindaco di Casoli, senatore e quant'altro, ma era anche un uomo di cultura, quindi intratteneva volentieri rapporti con gente del mondo dell'arte. Abbiamo anche una riproduzione del quadro della figlia di Olio e Righetti, non la spacciata per quella vera naturalmente che è a Pescara. Diciamo soltanto che parrebbe che Righetti si sia ispirato per dipingere la montagna alla maiera, così come la vedeva dalle finestre del castello di Casoli. E è vero o quantomeno verosimile, comunque ci piace presentarla, una bella nota di colore, collega anche Casoli alla nostra montagna, alla grotta del Cavallone, quindi questo percorso d'Annunziano che sale sempre di più. Abbiamo poi molte lettere non ancora mai pubblicate. I collezionisti che ci hanno consentito di mostrarle ci pregano di non fotografarle, guardarle, ammirarle, leggerle, ma non abbiamo il diritto di poterle far fotografare liberamente, riprodurle e quant'altro. Questo è quanto. Poi ci sposteremo, dopo che avrete ammirato quello che tutto quello che desiderate ammirare in tempi contenuti, nella sala Pascal, perché inizierà la seconda puntata di questo programma che stasera è abbastanza ampio. Grazie a te. Oh!
Thank you.